resta allo stato puro quello sul corso Numistrano di Lamezia Terme, letteralmente inondato di entusiasmo ed illuminato del sorriso di numerosi giovani pronti a godere della loro città di gusto. Uno spettacolo che ha registrato il sold out in termini di presenza e gradimento all'interno della cornice maestosa ed elegante del centro storico di Nicastro, che ha ospitato l'imponente allestimento, creando un perfetto spaccato tra storicità ed innovazione, rappresentata magistralmente da un contesto radiofonico innovativo ed in grande impatto visivo quanto acustico. Uno spettacolo costruito insieme al pubblico, divenutone protagonista grazie all'interazione tra presentatori ed artisti con le circa 30.000 persone giunte alla Lamezia in festa. Radiovisione prima, grande spettacolo dopo, ad aprire la serata amplificata in tutto il sud Italia, alcuni artisti emergenti lametini che hanno riscaldato un'atmosfera divenuta equilibrio tra energia fisica e mentale. Si sono susseguiti sul palco del 54 Freestyle con l'energia dei conduttori di Studio 54 Network, Bianca Zay, Sud Sound System, DJ Jad e Inglady, Articolo 31, tutti a ringraziare per il calore trasmesso e per aver finalmente ripreso la bellezza di una sana socialità nel segno della musica e degli abbracci. Siamo orgogliosi, dichiarano dalla direzione di Studio 54, per l'opportunità concessa di poter contribuire al progetto Lamezia Città di Gusto. Il nostro modo di far spettacolo, continuano, ha trovato nella missione di Lamezia Europa e dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme la nostra piena realizzazione. L'emozione regalataci da Lamezia Terme, concludono, rimarrà indelebile nel nostro intimo archivio, riconfermando come il più grande spettacolo sarà sempre il pubblico, che ha bisogno di musica e cultura per poter esprimere sensibilità in tutti i settori della società. Loro mi dicevano di stare zitto e buono, loro mi dicevano tranquillo e cambia tono, loro mi dicevano di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena, di non andare fuori tema e seguire lo schema oppure andare a letto senza cena, di non creare un problema che non ne vale la pena, di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto come te, Letizia. È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto italiana. Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non lo vedivo più, cara, è come dici tu, davvero. Non so che cosa m'abbia rovinato, ecco, ho iniziato a dire troppi no, forse per questo che tu mi hai lasciato e non ci soffrirò nemmeno un po'. Ma mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani. Loro mi dicevano di stare sui binari, loro mi dicevano rispetta questi orari, loro mi dicevano stai con i piedi a terra, loro mi dicevano è giusta questa guerra. Mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto. Mamma mia, vi amo.